sette giorni dal dirompente successo con lo Sporting San Salvo che ha chiuso il triangolare di Coppa e la certificazione del passaggio del turno, la Val di Sangro fa lo storico esordio ufficiale nel campionato di Serie C2. I biancazzurri del presidente Rucci sono infatti approdati alla categoria superiore dopo il ripescaggio avvenuto quest'estate in una stagione che ha anche regalato la Coppa regionale di Serie D. Il quintetto biancazzurro, riaffidato alle cure tecniche di mister Musacchio, ha dato già degli ottimi segnali al cospetto di formazioni di pari categoria e adesso vuole partire col piede giusto anche in campionato. Alla palestra comunale di Monte Marcone arriva lo Sporting Tollo, formazione navigata ed esperta, che non è certamente disposta a stendere un tappeto rosso ai padroni di casa e venderà cara la pelle. Prima della gara il vicepresidente Porfilio e il consigliere delegato allo Sport Sciotti fanno un breve saluto e subito dopo la gara prende avvio col botto. I sangrini vanno a colpire al primo affondo grazie a Di Matteo che sfrutta il suggerimento di Lorenzo Di Paolo dalla corsia opposta. L'euforia sangrina è di breve durata visto che due minuti dopo il sodalizio tollese acciuffa il risultato di parità grazie a Salerni, avversario su palla inattiva. Di Matteo prova a replicare ma stavolta Marroncelli fa buona guardia. Immediata controffensiva tollese con Franco che cerca di colpire a tu per tu con Cericola, ma quest'ultimo si oppone efficacemente e disinnesca al lato. Ma sugli sviluppi del conseguente tiro d'angolo il quintetto tollese perfeziona il sorpasso col solito Salerni, abile a raccogliere il tracciante di Francescano e indirizzare la sfera in fondo al sacco a ridosso del secondo palo. Reazione immediata ma infruttuosa della squadra di casa con il destro di Spinelli che termina tra i guantoni dell'estremo tollese. Sull'altro versante Cericola compie una prodezza per annullare l'incursione di Franco e le successive offensive di Francescano e D'Alessio. Scampati i ripetuti pericoli alla propria porta, la squadra biancazzurra torna a guadagnare spazio in zona d'attacco e dopo l'offensiva sciupata da Lorenzo Di Paolo, che vanifica una impeccabile fase propedeutica, arriva il pareggio firmato da Schieda, che fa gioire i suoi con un'incursione vincente che sfrutta il colpo di tacco dello stesso Lorenzo Di Paolo. La sfida rimane in bilico e aperta a qualsiasi epilogo, con frequenti ribaltamenti di fronte. Al 19° sono i tollesi a tentare l'affondo con la conclusione sbilenca di D'Alessio, che non sfrutta il buon suggerimento di Salerni. Va decisamente meglio ai padroni di casa che al 23° operano il controsorpasso con Spinelli che fulmina Marroncelli chiudendo lo scambio con Antichi e ribadendo in rete da due passi dopo il disperato tentativo di chiusura del numero 12 rivale. Finale di frazione con un'occasione a testa. I sangrini cercano il poker con Valerio Di Paolo che a tu per tu con Marroncelli calcia su quest'ultimo, mentre i tollesi falliscono il pari con Salerni con un tiro libero sul quale Cericola interviene e dirotta la sua destra. Il risultato torna in equilibrio al riavvio dei giochi con il Tollo che va a bersaglio per la quarta volta. Il realizzatore è stavolta D'Alessio che finalizza dopo due giri di lancette con un diagonale dalla destra che mette fuori causa Cericola e compagni di squadra che provano vanamente a fermare il numero 3 in maglia giallo-blu. Lorenzo Di Paolo torna a pungere ma l'estremo tollese alza sul fondo. Il quintetto di mister Della Valle torna a condurre un minuto dopo con Francescano che sfrutta l'assist di Franco e la contemporanea uscita di Cericola per piazzare la sfera oltre la linea di porta. L'estremo equilibrio sottolineato in precedenza si conferma anche in questa fase, visto che pochi istanti dopo la Val di Sangro acciuffa il nuovo pari con Di Matteo, che festeggia il bis personale approfittando della precedente respinta di Marroncelli su Lorenzo Di Paolo. Quest'ultimo va poco dopo a chiudere uno scambio veloce con lo stesso Di Matteo e sfiora di pochissimo la cinquina biancazzurra. Marroncelli è provvidenziale poco dopo per sventare la rasoiata di Schieda. I tollesi tornano avanti al 12° grazie a D'Alessio, anche per lui bis personale, che va a segno con un velenoso diagonale dopo aver vinto il duello con Lorenzo Di Paolo. Il vantaggio dura 3 minuti con la truppa di mister Musacchio che riacciuffa il nuovo pareggio con Schieda. Doppietta anche per lui, stavolta il numero 10 di casa festeggia con un tocco di rapina favorito dalla corta respinta di Marroncelli che non trattiene il diagonale dalla destra di Lorenzo Di Paolo. Sul fronte contrapposto Cericola interviene sulla conclusione centrale di Francescano. Il suo omologo tollese Marroncelli si oppone efficacemente alla stoccata di Schieda che viene fermato successivamente dal palo più lontano. Segnaliamo in rapida successione i tentativi del tollese De Sipio
dello stesso Schieda, fermato poi irregolarmente da Franco, di Andreoli, protagonista di una caparbia incursione dalla sinistra, e infine il botta e risposta tra D'Alessio e Schieda che precede il definitivo vantaggio tollese sui titoli di coda. Si gioca infatti il tempo di recupero quando arriva la doccia fredda per i padroni di casa e l'apoteosi per lo Sporting Tollo, che certifica il sesto sigillo con Franco, il quale raccoglie un invito dalle retrovie, si accentra dalla sinistra, gira Cericola e deposita nella porta rimasta sguarnita. Delusione cocente per la Val di Sangro, che avrebbe meritato almeno il pareggio. I segnali sono comunque positivi e la sconfitta servirà sicuramente come esperienza per questa nuova avventura nella categoria superiore. Filippo Lavalle, il tecnico del Calcio a 5 Tollo. Una vittoria con molte soddisfazioni, a parte per i tre punti, ma anche per come avete giocato. Sì, sì, è stata una prestazione maiuscola e... anche a dire il vero, anche sorprendente, perché all'inizio di campionato si fa un po' di fatica a reggere i ritmi. È stata una partita di un'intensità elevatissima e io faccio i complimenti agli avversari, perché la Val di Sangro è stata una compagine di tutto rispetto. Francamente alla fine potevano vincere anche loro, hanno preso un palo un minuto prima di noi. Questo avvalora e ancora di più la nostra gara, la nostra vittoria, che è stata frutto di sacrificio, abnegazione, determinazione e voglia proprio di vincere, proprio quella diciamo grinta che ti permette di uscire fuori dalle situazioni ingarbugliate e difficili. E c'è stata un'alternanza di gol impressionante, si passava in un minuto dallo svantaggio al vantaggio. Secondo me è stata una partita ad alti contenuti tecnici e tattici, molto bravi i giocatori, bravo l'allenatore avversario, anche noi abbiamo fatto vedere qualcosina. Diciamo una gara che fa bene allo sport, al calcio a 5 in generale, perché sono discipline, cioè è una disciplina che purtroppo ha avuto, io sono tanti anni che insomma sto in mezzo al circuito e ci sono stati momenti dove addirittura si facevano 5 gironi in Serie D, quindi c'erano minimo 60 squadre. E io torno a dire che a ringraziare le persone che stanno diciamo in mezzo allo sport del calcio a 5, però li invito a curare il settore giovanile. Chi lo deve curare? E chi magari non ce l'ha o ha intenzione di crearlo, lo deve creare, perché il futuro di, ma penso che un po' valga per tutti gli sport, il settore giovanile è talmente importante che non possiamo dimenticarlo o pretendere che i ragazzi arrivino a 18-19 anni avendo saltato tutta la parte essenziale dello sport, che è quello dei fondamentali della parte tecnica. Rinnovo i complimenti a voi di Abruzzo Web, già vi ho fatto in altre occasioni, in altri momenti, che grazie a voi si riesce ad avere questa finestra di pubblicitaria, va, perché torno a dire, abbiamo bisogno di ragazzi e di addetti ai lavori che pubblicizzino l'attività il più possibile, quindi grazie a tutti voi. Hai accennato a una vittoria sorprendente, mister, come mai, perché diciamo? Ah, sorprendente perché io già dal riscaldamento avevo intuito che avevamo di fronte un avversario ostico, perché nel momento in cui vedi dei giocatori con molte qualità tecniche, parlo degli avversari, è normale che ti aspetta una gara difficile. Poi giochi fuori casa e il fattore campo sicuramente incide a livello professionistico, figuriamoci, cioè professionistico, incide diciamo in categorie superiori. E figuriamoci in categorie diciamo un po' più basse, e quindi fattore campo, squadra avversaria ben messa in campo, preparata, giocatori bravi, la partita infatti si era annunciata abbastanza difficoltosa, però noi abbiamo sempre creduto nelle nostre forze e quindi i complimenti vanno veramente di cuore ai ragazzi del Tollo, che hanno sfoderato a mio avviso una prestazione maiuscola, perché all'inizio di campionato giocare fuori casa con questa personalità e tanta roba, quindi bravi ragazzi dello Sporting Tollo. Per la Val di Sangro Calcio a 5 abbiamo il tecnico Michele Musacchio. Una partita sempre a rincorrere gli avversari, anche se
siete andati in vantaggio 3-2, però poi è stata anche un po' di sfortuna, se non sbaglio tre pali, se non sbaglio. Sì, innanzitutto vorrei fare complimenti al Tollo e niente, purtroppo potevamo e dovevamo sfruttare meglio le occasioni avute. Complimenti a loro, ma certamente non meritavamo la sconfitta, anzi siamo stati sempre a rincorrere, ma sempre in partita. Anzi, credo che alla fine abbiamo avuto delle occasioni che potevamo metterla dentro. Siamo la matricola, dobbiamo crescere, soprattutto di testa, perché la salvezza è molto 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 lontana. Soprattutto queste sconfitte purtroppo bruciano e fanno male. Però ripartiamo la martedì con gli allenamenti. È un vero peccato, mister, prendere un gol a tempo abbondantemente a scaduto. Forse quello che non ci voleva, perché come giusto dici tu, il pareggio sarebbe stato più giusto. Ma secondo me sì, quella è stata forse la pecca, il dolore più grande, perdere la partita proprio agli ultimi secondi, anche perché abbiamo avuto occasioni noi per fare gol. Purtroppo ci siamo scoperti e volevamo vincerla, alla fine il pareggio è il risultato più giusto, però ci proveremo nelle prossime partite. Il tecnico del Tollo ha detto nella sua dichiarazione che è stata una vittoria sorprendente per loro, perché sapevano che affrontavano una squadra abbastanza forte. Ripeto, ringrazio per i complimenti, ma per noi l'obiettivo è la salvezza, però lo ringrazio e dobbiamo crescere perché la squadra ci sta, secondo me, e il salto di categoria si sente sia a livello tecnico che a livello di fisico, e niente, dobbiamo essere pronti a farci trovare nelle prossime partite, perché se no diventa dura. Però dico che sappiamo anche i mezzi che abbiamo e la forza che abbiamo e il gruppo soprattutto che sta crescendo.